quindi parte la sfida per governare, per vincere le prossime amministrative e governare Avellino. Partiamo da una zona periferica perché per il Movimento 5 Stelle non devono esistere più le periferie. Parlo oggi di periferie, ma in realtà da oggi in poi adotterò il termine di quartiere. In una città come Avellino di 50.000 abitanti, che non è New York, parlare di periferie in senso diciamo quasi negativo è veramente una cosa che non tollero. Se noi pensiamo che Valle, attaccata ad Avellino, Rione Mazzini dove siamo, attraversando il Ponte delle Ferriere a 300 metri siamo in Piazza Libertà, parlare di periferie è veramente fuori luogo. Noi siamo convinti che il rilancio di Avellino passi attraverso una filiera virtuosa che vada dalla cultura, dal turismo alle attività produttive. Il rilancio di Avellino passa attraverso queste iniziative culturali e turistiche, portare gente ad Avellino a partire dall'università, a partire dai giovani. Per me Avellino deve essere la città dei giovani. Quando parliamo di quartieri, perché non voglio usare più il termine periferie, sicuramente bisogna parlare di infrastrutture, servizi, integrazione ed accoglienza. Io pubblicamente assumo oggi un impegno solenne, quando sarò sindaco di Avellino girerò ogni settimana, farò un giro per tutte le periferie per ascoltare i cittadini. Non è soltanto un impegno mio personale ma tutto il consiglio comunale. Al di là delle provenienze dei consiglieri comunali, tutti i nostri consiglieri saranno quotidianamente impegnati nei quartieri. Nessuno di noi vive di politica e noi ci rivolgiamo a tutte le persone oneste, libere, per darci un appoggio e fare questa rivoluzione culturale, rivoluzione della normalità. Io penso che il vento di rinnovamento che ha soffiato forte anche ad Avellino appena 2 mesi fa sia ancora valido, sia ancora efficace. Siamo persone normali, lavoratori, onesti lavoratori, padri di famiglie, innamorati follemente della città. È solo l'amore per la città che ci ha spinto ad abbracciare questa avventura. Noi siamo convinti che riusciremo a vincere e che dal 10 gennaio Avellino avrà un'amministrazione trasparente e partecipata. E conferma che presenterà la giunta la sua squadra prima del 10 giugno? Almeno in parte sicuramente. Quali sono le deleghe sulle quali porrà maggiore attenzione? Adesso non voglio scoprire tutte le carte, ma sicuramente per quanto riguarda l'assessore alle finanze sarà uno dei nomi che faremo presto.